Bella a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati con Formula 1 2022, signori. Nuovo appuntamento, nuova gara, nuova avventura, nuovo schianto sicuramente contro il muretto che faremo sicuramente, perché in Belgio è matematica il perdere la Lettone, signori. Comunque, prima di partire il video io vi ricordo di iscrivervi al canale, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che date a questa serie e al canale. Non perdiamo tempo, partiamo con il... con le qualifiche, signore. Siamo a Spa in Belgio, un gran premio molto bello che conosco da un sacco di tempo e mi piace. Le prove libere sono andate bene, abbiamo fatto sia dei buoni giri, che abbiamo preso dei buoni punti, che è andato tutto abbastanza bene. Abbiamo fatto un buon giro, vediamo se riusciamo in qualifica a piazzarci in una buona posizione, signori. Ci proviamo, abbassiamo il casco, decisi, carichi, non facciamo, cercare di fare meno errori possibili, ecco, tipo questo. Già non capisco perché sta curva deve andare a lungo, ancora non ho capito bene il problema. Allora, ricordiamo, il nostro obiettivo, ecco, il fantasma lì mi dà tanto fastidio in determinati, ecco in determinati situazioni il fantasma lì dà solamente fastidio. Comunque, l'obiettivo, signori, è top 10, l'obiettivo sarebbe top 10, e siamo 21esimi. Perfetto, signori, quando si dice proprio essere organizzati. Dai così. Allora, riuscissimo a fare top 10 sarebbe tantissima roba, ma non penso riusciamo a fare top 10. Però riuscissimo comunque a non partire da là dietro, avvertimento taglio curva, va bene, ok, quindi lì non dobbiamo tagliare più di tanto. Il fattore, sapete qual è il problema grosso? Il fattore grosso è che quando sono da solo io riesco a correre meglio. Quando c'ho sto fantasmino davanti che mi confonde la traiettoria, che già devo stare attento a quello che compare per terra, poi sto il fantasma che mi sballa mi crea un po' di malorganizzazione. Comunque calma, sangue freddo. Noi purtroppo in accelerazione non possiamo competere con loro, quindi ovviamente questo tratto che è tutto veloce perderemo qualcosa. Invece no, siamo rimasti quinti. Se non cazziamo l'ultima curva, signori, cosa che stiamo facendo molto bene. Porca miseria, signori. Miglior qualifica di sempre in Belgio, partiamo quinti. E sul rettilineo quello di Le Rouge e La Rionne eravamo 21esimi, abbiamo fatto 1.49.1. Tanta roba, in prove libere abbiamo fatto 1.50, Liam ultima 1.51. Mamma mia. Liam, speriamo che riesca a fare una gara migliore. Noi l'importante è che portiamo a casa punti. Io non ricordo chi è il nostro rivale, c'è questo piccolo particolare. Ah, eccolo qui, Ricciardo. Ok, Ricciardo è il nostro rivale, perfetto. Siamo già 2-1, quindi dobbiamo fare gara su Ricciardo, signori. Va bene, queste informazioni per ora non ci interessano, non ci riguardano. Dobbiamo pensare solamente a far bene in questo gran premio, signori. Portare dei punticini anche oggi a casa senza distruggere la macchina sarebbe tanta roba, e soprattutto battere anche Ricciardo, che ci darebbe altri soldi per la scuderia, e sarebbe tutto molto più importante, perché ora dobbiamo un attimino pensare a investire, signori, che questa stagione non è stata svolgendo al termine, ma la prossima dobbiamo combattere. Dobbiamo stare zitto, come cazzo lo chiami, Riccardo, stai zitto. Questo quando andiamo bene parla, quando andiamo male si fa i fatti suoi. Allora, siamo quinti, non riusciremo mai a tenere il confronto con le top 3, ovvero Red Bull, Mercedes e Ferrari. Però se riusciamo a fare una buona partenza, possiamo cercare di difenderci senza distruggere una macchina, mi raccomando. Io ho paura alla Rouge e Rion che queste ci buttano fuori. Vediamo la griglia di partenza del Gran Premio di Belgio, signori. Charles Leclerc parte dalla pole position e appena dietro prende posto Max Verstappen. Per quanto riguarda il resto della griglia, è rimasto il cosino del Gran Premio di Belgio bloccato. Va bene, non fa nulla. Il pilota proprietario e Perez, Russell, Fernando Alonso,
Bottas e Lando Norris, Magnussen, Gasly, Mick Schumacher e Ricciardo. Ricciardo parte 14esimo, signori. Questa per noi è un'informazione importantissima. Albon, Liam Lawson, Ocon e Nicolas Latifi. Ci siamo, è te e naturalmente qui. Ok. Concentrati, signori. Niente, vedete, Riccardo si è offeso, non ci parla. Mamma mia, che impressione partire da qua davanti. Signori, ci siamo addormentati al semaforo. Ok, calma. Ma io non ho fatto niente. Cioè, mi hanno dato già 2 secondi di penalità per aver toccato Verstappen. E me li sono tenuti, signori. Mi sono tenuti 2 secondi di penalità. Stiamo combattendo, signori. Sono agitatissimo. Non siamo abituati a stare qua davanti. Diamo 2 secondi di penalità. Dall'esterno. Attenzione. Ai. Ci ripetiamo la posizione su Hamilton. Attenzione, importantissimo questo sorpasso così brutale, ma importante. Su Hamilton. Abbiamo 2 secondi di penalità, signori. Quindi perderemo tante posizioni da qui alla fine della gara. Dobbiamo riuscire ad avanzare il più possibile, a mettere più macchine tra noi e il decimo posto. La vedo complicatissima. Però noi ci proviamo. Noi ci proviamo, signori. Abbiamo 2 secondi di penalità. Vediamo verso qui. Mamma mia, sono agitato, signori. Sì, si nota che sono agitato? Il fatto che non parlo? Non è come gli altri Gran Premi in cui sparo le cavolate come se non ci fossero domani. Qui non si parla, signori. Qui si corre testa bassa e correre. Testa bassa e correre, signori. Ah, devo alzare il piede. Errore gravissimo. Vabbè, non fa nulla. Abbiamo continuato tutto l'ERS praticamente, perché l'ho tenuto aperto da prima. Qui riusciamo a guadagnare tantissimo su Perez. Poi però sbaglio l'inserimento in questa curva e lui si allontana di nuovo. Va bene. Qui in frenata riusciamo a giocarcela meglio. Dai. Riusciamo a essere più vicini. Potevamo superarlo come abbiamo fatto con Hamilton. Però va bene, signori, ce l'abbiamo qua. Ce l'abbiamo qua e non se ne vanno, signori. Combattiamo con le prime della classe, signori. Tanta roba in Belgio, tanta roba! La Maulo Racing! Fa vedere che il potenziale c'è, signori. Dai così su Perez, non lo so cosa sia successo, signori, rispetto agli altri campioni, ma stiamo tenendo testa a Perez. E i 2 secondi di svantaggio che abbiamo sono praticamente nulli in questo momento, perché Hamilton è a 3 secondi, signori. Concentrati. Frena. Facciamola bene. Non ci devono dire niente. Soprattutto non dobbiamo rompere nessun dito dal lettone. Attiviamo un attimino l'ERS. Spegnilo. Nelle zone di RS se sei a meno di un secondo dall'auto davanti. Dai. 3 secondi Hamilton. Quando stiamo iniziando il terzo giro, facciamo bene lo rouge. Non benissimo, però va bene. Apriamo l'ERS, signori. Siamo a più di un secondo e uno. Mannaggia. Sainz è al comando della gara. Chi se ne frega di Sainz?
Siamo superati i limiti, ma ci siamo riavvicinati a Perez pesantemente, signori. In prima possiamo fare un attacco stile Hamilton prima. Mannaggia. Dai, che siamo vicini, signori. Troppo competitivi. Stiamo tenendo la posizione contro una Red Bull. Mannaggia. Dai così. Mamma mia, che gran primo. Sono gasatissimo, signori. Tieni là, così, ok. Dai così. Non sbagliamo in questo tratto. Il tratto veloce purtroppo qui se ne va, non c'è niente da fare. Perdiamo in quest'ultimo tratto in cui, se riuscissimo a rimanere vicini, potremmo andarci a giocare il DRS praticamente nel tratto del rettilineo e nel tratto dopo il Rouge e l'Orion. Ma purtroppo... Dai! Siamo usciti bene. Dai così. Il distacco dal tuo compagno dietro di te è 25,9. Chi se ne frega, va bene. Liam è perso, Roma. Liam è perso. Dobbiamo pensare a noi, signori. Non sbagliamo qui. No, se n'è andato di nuovo un secondo. Come ha fatto ad andarsi di nuovo un secondo? Mannaggia lui, mannaggia. Niente, un secondo e uno. Non riusciamo in quel tratto. Perdiamo tanto. Perdiamo tutto quello che guadagniamo nel resto del Gran Premio, lo perdiamo. No. Ecco, l'abbiamo fatto un poco male. E niente. Perez se n'è andato, signori. Poco da fare, poco da dire. Perez se n'è andato. Non riusciamo più a tenerlo. E questo giro ho usato poco l'ERS. Ma non c'è nulla da fare. Hamilton è a 3 secondi e 4. Ah, ho tagliata troppo. Va bene. Riusciamo a rimanere con lo stesso distacco. Per fortuna nessun danno. Nessun errore. Un poco di ghiaia per noi. Siamo leggermente fuori dalla giusta linea di tracciato, però va bene. Fuori dai punti di corda, però va bene. Dai così. Dai. Dai così. Stiamo per entrare nell'ultimo giro, signori. Dai, 3 secondi e 2 Hamilton. Dai, un secondo e uno, due secondi. Aia. Bisogna sempre stare attenti a Hamilton. Che se si avvicina sotto 2 secondi perdiamo una posizione e non ci voglio nemmeno pensare. Calma. Allora, la Maulo Racing c'è, signori. Tanta roba. Abbiamo veramente una bella gara. Mannaggia. Mannaggia, abbiamo tirato lungo in quella frenata, in quella curva. E abbiamo perso un pezzo al lettone. Mannaggia, troppa foga e poca concentrazione in questi ultimi giri, signori. Un secondo e 4, Hamilton si è avvicinato terribilmente. Un secondo e 3. Niente da fare, signori. Abbiamo la quinta posizione, non è più nostra. Non appartiene a Hamilton, signori. Ebbene sì, un secondo e 1. Hamilton ha un secondo e 1. Ci siamo distratti proprio sul finale. Dobbiamo cercare di non farci guadagnare troppo neanche però da Alonso. Hamilton mi può stare anche bene, signori. Hamilton, se mi dovesse arrivare a superare in maniera pulita e onesta, potremmo anche parlarne. Ma tra l'altro la posizione sarà sua, perché dico, 2 secondi di penalità ce l'abbiamo, quindi. Però lo sfizio di arrivare quinti non ce lo leviamo, signori. Quinti a Spa, signori, tanta roba, dai così.
Quindi a Spa, 2 secondi di penalità, che se avessi usato un flashback ci saremmo tenuti la quinta posizione con l'inganno. Ho voluto correre bene, signori. Pilota del giorno Albon, va bene, noi arriviamo sesti. Perdiamo una posizione rispetto alla griglia di partenza, ma è una grandissima prestazione, signori. Mamma mia. Mamma mia. Sono un attimo agitato. Porca miseria, tanta roba. Bella così. Abbiamo battuto Ricciardo senza ombra di dubbio. L'abbiamo asfaltata Ricciardo in questo Gran Premio, quindi ci portiamo a casa tanti bei punticini. Arriviamo sesti, 8 punti per noi, va bene così. Liam è risalito fino alla 19esima posizione, bravo Liam. Deve però fare ancora meglio. Vediamo un attimino la classifica. Siamo 11esimi a 20 punti, signori. Abbiamo nel mirino Norris e Magnussen. Che sarebbe tanta roba superare Norris e Magnussen, signori. Classifica costruttori. Aston McLaren è un attimino complicato, però mai dire mai. Se le prestazioni sono queste, gli ultimi Gran Premi ci divertiamo tantissimo. Dai così, carichi a pallettoni. Allora, battuto palesemente e ci portiamo sul 5-3. Perfetto, non ci sono altre 5 prestazioni di confronto. La fama sale, buono. Liam caduto pesantemente, va bene, ottimo, bravo Liam, continua così. Noi non crederemo più in te a fine stagione, però non ci pensare. Dai, e arrivano tanti bei soldini. Arrivano dei bei soldini importanti. Abbiamo rotto leggermente il lettone e Liam ha pure combinato qualcosa, va bene. Ottimo. 262 milioni, perfetto. Ottimo. Signori, allora, calma e sangue freddo. Noi abbiamo... Non so quale sia il prossimo Gran Premio. Ora lo scopriremo assieme. Ma dovremmo avere un bel po' di punticini e un bel po' di soldi da spendere. Prossimo Gran Premio è il 15esimo Gran Premio su 22. Mancano le ultime 7 gare, signori. E la stagione si può considerare conclusa. La prima stagione della Maullo Racing. Rinnova sponsorizzazione. Sì, rinnoviamo gli sponsor normali, signori. Ci teniamo questi. Gran Premio d'Olanda è il prossimo, fra 2 giorni. Allora, qui fai un riempimento automatico. Fai tu. Spot pilota, va bene, fai tu. Strutture. Abbiamo 2 milioncini e 6. Allora, signori, io andrei a fare questo. Gestione delle attività. Perché qua abbiamo, come punti di risorsa, ce li abbiamo entrambi fermi. Negli altri ne prendiamo 75, tranne il motopropulsore che ne prendiamo 25. Ma io qua andrei a mettere un attimino qualcosa per sbloccare. Tipo gestione attività mi costa 1.500.000. Effetti positivi della scuderia saranno incrementati leggermente. Ok, sì, 1.500.000. Rimaniamo con 1.500.000. Non mi ha sbloccato niente perché ancora, vabbè, non l'abbiamo fatto. 1.500.000. Qua c'era qualcosa che valeva 1.000.000. Studio analisi, ok. Oppure l'abilità del pit stop. No, studio analisi. Rimaniamo con 2 lire. Però non fa niente, rimaniamo con 2 lire, però va bene. Per quanto riguarda la ricerca e sviluppo, abbiamo migliorie completate, ammortizzatori a rullo. Oh, perfetto. Altro? No, non abbiamo niente. Lui mi consiglia questo che vale 1.300. Rimaniamo con 3 punticini, monostruttura, monoscocca. E famola, signori, che vi devo dire. Arriverà dopo il Gran Premio d'Italia. Vabbè, ma è qualcosa di importante. Guardate quanto ci fa salire di sviluppo. Va bene così. Riuscissimo a portarlo a casa, sarebbe tanta roba. Avanziamo sperando che... Okay, abbiamo ricevuto i nuovi pezzi dalla... Perfetto. Non sembra che sia andato niente rotto. Abbiamo ottenuto qualcosa? Ah no, lui mi consiglia di fare altro. 308 con 393. Ma lo posso fare? Dopo il Gran Premio d'Italia. Ma sì, avvia pure questo. Tanto, signori, chissene, signori. Tanto ora abbiamo la gara, facciamo gli altri punti e siamo dentro. Detto questo, signori, io vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento e un prossimo Gran Premio. Dai che si sale di brutto, signori, ora ci iniziamo a divertire.